acqua, energia e vita per tutti e il convegno organizzato a Bari dal partito meridionalista, un incontro che ha una dimensione nazionale visto che ci sono autorevoli appunto esponenti e relatori. Siamo con Michele Ladisa che è il leader appunto del partito meridionalista. Allora, le finalità di questo convegno, delle risorse che Madre Natura dà e deve darle per tutti. Sì, noi siamo pienamente convinti che l'acqua sia un bene e sia un bene primario per l'essere umano. E siamo sconcertati dopo tantissimi anni che il risultato referendario dove bocciava la privatizzazione dell'acqua, della risorsa idrica, invece lo Stato italiano e tutti i governi di destra o di sinistra, centrodestra e centrosinistra, hanno inteso invece mantenere, anzi, corrono disperatamente verso la privatizzazione. Questo significa, come al solito, grandi profitti per l'oligarchia italiana, per le grandi aziende, per la grande finanza, fregandosene pienamente degli interessi della gente. L'acqua è vita per ogni cittadino. Parliamo proprio del convegno di quest'oggi, degli ospiti appunto autorevoli che sono stati invitati, che rappresentano uno spaccato attraverso la loro storia, le loro esperienze. Ebbene, noi abbiamo invitato un grande combattente sull'inquinamento dell'acqua, il tenente provinciale di Potenza Giuseppe Di Bello, che ha addirittura pagato il suo modo di denunciare la gravità dell'inquinamento del Pertusillo, addirittura dopo che aveva segnalato l'inquinamento è stato a sua volta denunciato per turbativa, adesso non ricordo il reato esattamente, e procurato allarme, e dopo anni è stato assolutamente riabilitato in quanto aveva reso un servizio. Chi meglio di lui ci può dire a che livello è l'inquinamento delle nostre acque, delle acque che alimentano la Puglia, che arrivano a Bari come arrivano a Taranto. Abbiamo il professor Conenna con noi, un ricercatore che intende trasformare l'acqua, o meglio dire utilizzare l'acqua per la trasformazione ad idrogeno dell'industria, delle automobili e quant'altro, e bisognerebbe assolutamente tenere presente e tenere conto. Luigi De Magistris è colui il quale, ex sindaco di Napoli, che ha a Napoli reso l'acqua pubblica, quindi contrariamente a tutto quanto invece lo Stato italiano, il governo invece intende portarci. Bene, è anche presente tra noi l'ex direttore della Gazzetta del Mezzogiorno, scrittore, giornalista Lino Patruno, il quale è una sorpresa per noi stasera in quanto verrà a raccontarci o a dirci, fare delle riflessioni assolutamente al di fuori da quello che noi ci possiamo aspettare. Ulteriori ricerche su questo tema. Mi pare che ci sia abbastanza materia per cominciare ad aprire la mente un po' a tutti. Il dottor De Magistris, già sindaco di Napoli, ex PM, l'acqua come bene pubblico, l'esperienza vissuta con il Comune di Napoli. Beh, il referendum del 2011, 27 milioni e mezzo di italiani dissero che l'acqua doveva essere pubblica. A distanza di 11 anni Napoli è l'unica istituzione italiana, l'unica città d'Italia ad aver rispettato il referendum dell'acqua pubblica, aver trasformato una SPA in azienda speciale tutta pubblica, con utili, con 200 persone circa assunte, con bilanci solidi, con un'acqua tra le più controllate, tra le tariffe più basse, occupandoci anche di fognatura e depurazione. Oggi il governo Draghi e la sua maggioranza attentano al bene comune acqua pubblica con il disegno di legge concorrenza che all'articolo 6 impone la privatizzazione dei servizi pubblici locali, tra cui l'acqua. Il tenente Giuseppe Di Bello, come si è autodefinito, poliziotto dell'ambiente, e definizione più vera non poteva essere, le sue battaglie, i suoi sacrifici pagati sulla propria pelle
per un senso di giustizia, appunto, e di difesa delle acque del Pertusillo. Parliamo di questa risorsa, la risorsa dell'acqua, quella che dovrebbe essere un bene pubblico. È un bene che spesso, come la sua vicenda insegna, spesso, mi passi l'espressione, stuprato. Purtroppo sì, è spesso stuprato anche grazie alla complicità di chi invece è chiamato a sorvegliare per ruolo istituzionale il bene pubblico per eccellenza che è l'acqua. Cioè, voglio dire, gli attuali processi in corso o che si sono già realizzati con condanne in primo grado o in via definitiva ci raccontano che spesso i dirigenti pubblici preposti ai singoli settori di controllo si sono trovati ad essere complici e coautori di fondi di gravissimo inquinamento, e quindi questa cosa deve cambiare, perché la popolazione necessita di avere protezione sotto il profilo sanitario, di salute, e l'acqua arriva in tutte le case. Noi con l'acqua cuciniamo, noi con l'acqua beviamo, rappresenta la nostra sopravvivenza, e non ci possiamo permettere di avere alcun tipo di inquinamento, men che meno quello di carattere chimico, che anche se portiamo in ebollizione l'acqua per mezz'ora di seguito non va via l'inquinamento chimico, semmai rimane pure attaccato alle pareti del tegame che uno ha utilizzato per mettere l'acqua a bollire. Quindi il ruolo fondamentale delle istituzioni, abbiamo visto purtroppo situazioni, diciamocelo, di istituzioni deviate, sì, che ovviamente vanno a creare una lesione ancora maggiore, un documento ancora maggiore a questo bene della natura. Sì, senza tanti giri di parole bisogna dire che non esiste peggiore corruzione al mondo di quella portata dalle compagnie di estrazione di petrolio e di gas, che hanno sempre agito in un determinato modo e continuano a farlo anche nel terzo millennio. Il modo qual è? È quello di corrompere le attività di controllo locale, sia di carattere politico sia di carattere dirigenziale, per poter fare quello che si vuole. Infatti i processi in corso ci raccontano che, nonostante i miliardi di utili che sono stati realizzati in Basilicata, tendevano a risparmiare ulteriori soldi, come attraverso l'illecito smaltimento di rifiuti pericolosi che andavano smaltiti correttamente, con un risparmio portato da 100 a 140 milioni di euro l'anno in più rispetto all'utile che sarebbe dovuto esserci con la sola estrazione e vendita del petrolio e del gas. Ora, questi 100-140 milioni di euro in più l'anno, che fine hanno fatto? Sono finiti in parte in pagamento di mazzette e tangenti, in altra parte sono ritornati come utili sia alle aziende che estraggono petrolio e gas in Basilicata, sia ai manager sotto forma di premio produzioni, suppongo, perché non sono andati ai cittadini quei soldi. Anzi, voglio dire una cosa importante: l'ultima autorizzazione che è stata concessa di Tempa Rossa e anche il permesso Valdagri prevedeva alcuni milioni di metri cubi di gas per le famiglie meno abbienti lucane e per le piccole aziende lucane. Le famiglie lucane meno abbienti e le piccole aziende lucane non hanno visto un solo metro cubo di gas. Ecco, questo è il sistema vigente in questo momento. Ho citato poc'anzi il Pertusillo, e a Taranto arriva l'acqua del Pertusillo? Confermo, al 100% è acqua dell'invaso del Pertusillo. Purtroppo vi arriva acqua con una parte di idrocarburi pesanti ed alcuni metalli pesanti che vengono utilizzati per l'attività di estrazione di petrolio e gas in Valdagri. Il professor Nicola Conenna, presidente della Fondazione Università dell'Idrogeno, una sua pubblicazione, L'idrogeno, il nuovo oro. In che senso? Ah, intanto esce proprio oggi, guarda caso. Lo battezziamo. Sì. In che senso? Nel senso che il petrolio, che così era l'oro nero, e noi lo sostituiamo con l'idrogeno. Quindi il nuovo oro, nel senso che noi potremo costruire un'economia dell'idrogeno completamente pulita, e quindi
andare verso un modello energetico basato, naturalmente parliamo di idrogeno verde, quindi andremo verso un modello energetico in cui l'energia primaria è l'energia del sole, che significa fotovoltaico, eolico, eccetera, e poi gli affianchiamo l'idrogeno come vettore di accumulo che consentirà di sostituire, perché noi abbiamo bisogno di una molecola che sia una molecola decarbonizzata, che possa essere accumulata, trasferita, un po' come facciamo col gas. Ecco, noi puntiamo a trasferire e a sostituire il gas con l'idrogeno, quello è il nostro obiettivo. Lino Patruno, già direttore, storico direttore della Gazzetta del Mezzogiorno, dei temi ora vissuti, diciamo, non più sotto l'aspetto giornalistico, questi beni preziosi, acqua ed energia che sono vita, intesi appunto in una dimensione pubblica e non privatistica. Ma che l'acqua debba essere pubblica bisognerebbe dirlo ovunque, ma soprattutto in Puglia. Noi sappiamo quanto il problema dell'acqua in Puglia sia stato sempre drammatico nel corso dei secoli, proprio per la conformazione geologica della regione, e quindi tutti i mezzi per riuscire a conservare l'acqua e a non farla disperdere, per evitare che la Puglia continuasse ad essere siticulosa, come dicevano i latini, quindi una terra assetata, sono tutti metodi, diciamo, che dovrebbero essere perseguiti ancora, a cominciare dall'acqua pubblica. Cioè, su quest'acqua tanto preziosa per la Puglia, soprattutto adesso ancora di più che si va verso le desertificazioni e le regioni del Mezzogiorno sono le più esposte, ancora di più adesso dovrebbe essere pubblica, e cioè non dovrebbe essere un bene che viene usato solamente o anche per ricavare profitto.